Mercedes ha rinnovato la AMG GLE 53 Hybrid 4MATIC Plus, qui in versione standard, qui in versione coupé. A parte la carrozzeria, le due vetture sono gemelle, partono da 125.000 euro e la base tecnica è quella della nuova classe E. Adesso andiamo a scoprire cosa c'è sotto il cofano della AMG GLE, qui in versione standard, non coupé, ma come detto non cambia nulla tra le due vetture dal punto di vista tecnico. Sotto il cofano c'è il bel motore marcato AMG, 6 cilindri in linea longitudinale di 3 litri. Questo motore si trova nella parte anteriore e dietro il 6 cilindri in linea c'è il motore elettrico. Il motore elettrico più il motore a combustione interna raggiungono 544 cavalli e 750 newton per metro. La coppia non cambia rispetto alla nuova classe E, mentre la potenza è un filino inferiore, perché ricordiamo la nuova classe E raggiunge 585 cavalli e 612 cavalli con il pacchetto Dynamic Plus con il launch control. Quindi il motore endotermico, dietro il motore endotermico c'è il motore elettrico, dietro il motore elettrico c'è il cambio con convertitore di coppia collegato alla trasmissione. Con questo layout sostanzialmente Mercedes permette al motore elettrico di lavorare autonomamente e quindi la vettura è in grado di spostarsi in città in sola modalità elettrica per circa 85 km. Il tutto è collegato poi alla trasmissione, la 4MATIC Plus. Plus è molto importante segnalarlo, perché? Perché all'anteriore sostanzialmente c'è un differenziale aperto, nella parte centrale invece c'è un differenziale con la frizione che permette di spostare parte della coppia al posteriore, parte della coppia all'anteriore. Teoricamente il sistema permetterebbe anche di arrivare con il 100% della coppia al posteriore, in realtà non ci si arriva mai per preservare la trasmissione, ma tendenzialmente la macchina è a trazione posteriore per un circa 75-80% al massimo. Nella parte posteriore invece c'è un differenziale aperto e, a differenza della nuova classe E, dove è possibile avere un autobloccante a posteriore, qui invece non c'è, perché Mercedes per questa vettura ha reputato, diciamo, sufficiente questo layout. Tra la nuova classe E e la GLE 53 Hybrid non cambia il layout della parte elettrica. In entrambe le vetture il motore elettrico, come detto, si trova nella parte anteriore, mentre la batteria, per questioni di spazio, si trova nella parte posteriore sotto il pianale di carico. Qui c'è una batteria un po' più grande rispetto alla classe E, perché si arriva a 31,2 kWh lordi, ma la differenza più importante per un utente è proprio qui sul pianale, perché mentre nella classe E qui c'era un visibile scalino, sulla GLE questo scalino non c'è. Nessuna differenza a livello di layout, neanche per i bocchettoni di rifornimento. Nella parte posteriore destra c'è quello della benzina, nella parte posteriore sinistra c'è quello per la parte elettrica. Di base si carica a 11 kW, come optional è disponibile il caricamento a 60 kW, che sostanzialmente permette di passare dal 10% all'80% della ricarica in 20 minuti. Come detto, la base tecnica delle AMG GLE 53 Hybrid Standard e Coupé è la stessa della classe E, però ci sono delle piccole differenze, perché mentre sulla classe E, ad esempio, i cerchi arrivavano a 21 pollici, qui abbiamo un mega cerchio forgiato da 22 pollici che è optional. Anche i freni sono leggermente diversi, la macchina è più grande, ha più massa, quindi qui si arriva addirittura all'anteriore a un disco da 400 mm, quindi veramente un disco importante, mentre sulla classe E
si arrivava a 390 mm mettendo il pacchetto sportivo, perché poi la versione base partiva da 370 mm. Una differenza importante si trova sotto la carrozzeria, perché sulla classe E troviamo in sostanza molle meccaniche elicoidali, barre antirollio in acciaio e ammortizzatori regolabili elettronicamente. Qui c'è la stessa configurazione, gli ammortizzatori sono regolabili, le barre antirollio sono in acciaio, ma al posto delle molle elicoidali ci sono molle ad aria collegate a un compressore che, cambiando la taratura della molla aria, permette di variare l'altezza della vettura, una caratteristica che Mercedes reputa molto importante su SUV di questo tipo e di queste dimensioni. La MGE è riconoscibile rispetto alle altre versioni sia dal logo MGE sia da un frontale che, come sempre, è molto molto sportivo, con questa calandra bella aggressiva e tutta una serie di prese d'aria nella parte bassa e nella parte laterale. Questo aspetto sportivo corrisponde poi a quello che spiegano i dati, perché questa SUV e anche la coupé è in grado di passare da 0 a 100 in 4,7 secondi. In modalità completamente elettrica raggiunge i 140 km/h e in modalità endotermica più elettrica raggiunge i 250 km/h, che sono autolimitati. A livello di elettronica non cambia tantissimo tra la AMG GLE e la E-AMG, ma cambia tanto a livello di layout, perché mentre sulla classe E ci sono tre schermi che sostanzialmente prendono tutta la plancia, qui c'è il digital cockpit collegato a un display digitale, tutto molto più compatto. Il livello delle finiture è elevatissimo, come sulla classe E, qui diciamo più che elevatissimo perché è una versione full optional, quindi ci sono cuciture a vista e carbonio nella parte centrale della plancia. C'è, come sulla classe E, un enorme porta oggetti comodissimo, con la funzione di ricarica wireless del cellulare, oltre a un altro porta oggetti nella parte posteriore. Ora andiamo a vedere cosa si può fare a livello di elettronica. Quindi, volante veramente bellissimo, uno dei volanti più belli a livello di SUV che ho mai utilizzato, è anche comodo. C'è nella parte destra un manettino che permette di cambiare le varie impostazioni. Qui si parte, diciamo, dall'impostazione elettrica, ma si può passare a Sport e a Sport Plus, che è la più diciamo sportiva. Poi ci sono tutta un'altra serie di funzioni per la ricarica della batteria, per, diciamo, modificare i vari parametri a seconda delle esigenze e altre piccole funzioni. È interessante notare, e ovviamente tutto touch, è interessante notare che su questa vettura, a differenza della classe E, c'è anche una funzione dedicata al fuoristrada, perché ovviamente questo è un SUV, non è fatto per fare fuoristrada estremo, ma all'occorrenza può andare sullo sterrato. E allora ci sono le varie versioni trail con cui si possono cambiare le configurazioni dell'elettronica. È possibile disattivare il controllo di trazione, non in modalità trail. È possibile cambiare il sound del motore all'interno dell'abitacolo, che è amplificato dallo stereo, ed è possibile utilizzare il cambio in modalità completamente manuale. In generale il digital cockpit e il display sono molto intuitivi, facili da usare, fruibili, e ci sono anche in questa parte della plancia numerosi tasti fisici che aiutano a gestire tutto molto velocemente, oltre a un tasto fisico che permette proprio di cambiare l'altezza della vettura, che, come abbiamo spiegato, avviene tramite il, diciamo, l'aumento di pressione o la diminuzione di pressione delle molle aria installate su questa vettura.